Ben ritrovati. Allora, cosa facciamo vedere? A parte le nuove misure di emergenza Covid che ci potrebbero interessare, ma facciamo vedere come ci si iscrive seguendo il referral link, dove ci si iscrive su PicD. Ora, siccome la maggior parte di voi utilizza un cellulare, vi faccio vedere la procedura di iscrizione tramite cellulare. Che cos'è PicD? È un luogo dove si può scrivere come se fosse un Facebook, si possono mettere le immagini, si possono mettere i video, ma a differenza di Facebook, con i mi piace che si prendono, si guadagnano delle criptomonete. Quindi se voi ascoltate piano piano i passaggi, vediamo i passaggi che bisogna fare per installare sul telefono l'applicazione che vi serve per introdurvi in questo mondo, sarà tutto più facile. Quindi io vi manderò questo referral, questo link, e voi ci potete cliccare sopra. Vediamo che succede se ci clicchiamo. Si apre una pagina dove immagino. Ecco la pagina di Agency. In questa pagina voi dovete scegliere un username che potete scrivere a vostro piacimento e potete inserire la vostra mail. A questo punto voi vedete che c'è scritto Petreius come referral, va a posto, potete fare continuo. Questo username è stato già preso da qualcuno, quindi vi sta chiedendo di cambiarlo. Vediamo. Se questo va bene. Questo va benissimo. Perfetto. A questo punto dove dovete andare? Dovete andare nella vostra mail. Quindi andiamo a vedere nella mail che cosa vi è comparso. Avete l'email di benvenuto. Ok, vi dice per confermare cliccare lì. Ok, adesso riceverete un'altra email con i dettagli del vostro account. Molto bene. Quindi che cosa si fa? Si riva sulla posta. Ecco, e tra un po' dovrebbe apparire un'altra mail, oltre a quella. Ecco, vabbè, un po' di pazienza perché non è che stanno tutti, diciamo, a disposizione. Sarà un sistema automatizzato, ma in qualche modo. Sono andata bene l'username. No, vabbè, l'username probabilmente è andato bene, solo che stiamo aspettando un'altra mail di benvenuto. Anzi, un'email dove ci sono le parole, la password addirittura, quindi la parte più importante. Proviamo a chiudere e riaprire. Io proverei di andare di nuovo sulla mail Agency e cliccare sì, va bene. No, no, Account. niente, non dice niente. No, dice già verificato in inglese, already verified. Allora, vabbè, si torna indietro. Si aspetta con pazienza l'altra mail. Oh, una cosa si potrebbe fare, tipo chiudere proprio Gmail,
Ma proprio chiuderlo dal... Eccola. Eccola! Allora, quando avete creato un account, come potete andare a vedere sotto, benissimo, vi dice l'username, vedete username, e c'è la password. Questa è la password che dovete tenere a mente quando facciamo il login. Quindi questa mail che ricevete, conservatela, esatto. L'username, il nome ve lo dovreste ricordare perché l'avete scelto. La password la dovete conservare, magari ve la anche stampate, perché è una password che vi fa accedere un po' dappertutto. Addirittura, se volete, si può scaricare l'applicazione. Vedete, c'è Google Play. Poi faremo vedere come si scarica l'applicazione. Quindi noi torniamo al sito di Agency. Proprio, eccolo qua. Andiamo a fare il login. Quindi mettiamo l'username che abbiamo scelto con cura e andiamo a incollare la lunga password. Ok, scorriamo, facciamo ok, sì, qua in basso. Salvare la password, va bene. Andiamo su. Ok, ecco qua, siamo già all'interno. Cosa si può fare all'interno di Agency? Si può scrivere chiaramente perché è un blog. Andando in alto sui tre trattini si vede il pupazzetto. Vedete l'attina? Il pupazzetto è molto simpatico. Manco, no? Cioè, proprio molto molto simpatico. Che bello il robottino, insomma, verde. Quindi qui che cosa potete vedere? I vostri post, poi potete vedere il vostro wallet, cioè il portamonete. E qui nel portamonete ci sono i punti Agency, ma ci saranno anche i punti Hive, perché vedete? È collegato a più cose. Quindi voi potete prendere molte, molti, usando questa applicazione prenderete molte cripto. Ora, come si scrive un primo post? Facciamo vedere. Quindi torniamo indietro. Andiamo a scrivere un post. Nel post si scrive il titolo. Potete mettere il tag. Quindi il tag è una parolina di riferimento, come se possa essere. Quando uno fa una ricerca, felicità, quindi che può parlare del gioia, poi spazio, fa invio forse, ecco, quindi messo gioia, poi si può mettere un'altra parolina, entusiasmo, cioè delle parole, fiasta, quindi delle parole che quando uno fa la ricerca gli potrebbe apparire il vostro post. Nel post si possono mettere anche, se volete, delle foto. Quindi si clicca su Post Content. Cliccato là. Si può scrivere. Scriviamo qualcosa. Però fai vedere perché non si vede niente. Allora, la felicità è nelle piccole cose. Punto. Molto bene, si va a capo magari. No, no, si va a capo. Come se uno scrive, no? Vai a capo e puoi andare sopra, scorrere sopra, perché puoi selezionare il tasto delle foto. Vedi anche gli smile. Aggiungi un'immagine, puoi aggiungere un'immagine dal tuo telefonino. Ah, oh, che bello, bella immagine. Quindi, che cosa accade? Scorri, vedete? Lui ha messo tutto un codice. Questo è il codice dell'immagine, codice HTML. E quando avete finito, potete vedere l'anteprima. Se tu scorri giù, vedi l'anteprima, vedete? Si vede come apparirà il post. La felicità, piccole cose con la foto. E poi fate publish.
aspettate un pochettino e poi avrete la vostra primo post. Ora quindi è facile collegarsi, facciamo vedere anche che ci si può collegare dall'applicazione. Quindi usciamo, cerchiamo l'App Store, questo è un telefono Android, vale così anche per gli altri, vabbè, Google Play, Play Store, vale anche per gli Android e per gli iPhone, più o meno è utile, si installa l'applicazione. E così uno è come se avesse Pic D sempre a portata di mano. Invece di usarlo sul computer, scrive un articolo usando il telefono. Si trova magari di fronte a una bella immagine, fai la foto e poi ci scrivi qualcosina. Lo metti nel gruppo fotografie. Ora, noi vorremmo formare una bella comunità di 30-40 persone. Qui in Italia, quindi portate tutti quelli che volete, iniziamo a votarci e piano piano dovremmo crescere come gruppo. E anche i curatori di Agency e di Pic D si accorgono dei nostri post perché raggiungono una certa affluenza, se vogliamo, e a quel punto incominciano a votare i contenuti. Quindi se sono dei bei post, delle belle foto, piano piano facciamo anche dei ricavi. Ecco qua l'applicazione. Chiaramente questa è un'applicazione in cui bisogna aggiungere l'account, add account. Io suggerirei di aggiungere non quello appena creato, ma il tuo personale. No, tu non ti chiami così, ma ti chiami Topo Fracchio. Anzi, no, in realtà scusami perché dobbiamo far vedere la password. No, meglio usare quello che abbiamo creato. Quindi dobbiamo utilizzare quello di prima. Quello lo possono usare un po' tutti. Abbiamo creato un account pubblico. E ci mettiamo la password che abbiamo ricevuto prima. Quella abbiamo incollato, quella lunga lunga. Perfetto. A questo punto confermiamo. Facciamo login. E anche sull'applicazione dovremo piano piano riuscire a... Eccoci qua, vuoi salvare? Vabbè, eccoci qui, ci siamo. Ottimo, puoi seguire e puoi fare varie cose. Perfetto, spero sia stato chiaro, ci vediamo e alla prossima.